Buonasera a tutti quanti, belli e piccoli. Vi presento il vostro Gingur Maxima Sergei. Ma che ha? Un bastone da cieco? No. L'ha rubato a qualcuno, era il falso invalido dell'altra qualche puntata fa. Comunque, vabbè, continui, scusi. A nostra Europa ci saranno la perturbazione atlantica che porterà piogge. Non è vero, c'è sole. Sta un minuto zitta. A nostra Italia ci saranno le piogge. Non è vero, sole. Sta zitta. Al sud in Italia ci saranno le piogge. Pioggia. Vabbè, facciamo finta di non aver sentito. Oggi domenica 13 aprile. Faremo una pausa anche noi un po' lunga, ci sarà Pasqua, il 25 aprile, il 1 maggio. Come sarà il tempo a Pasqua, Pasquetta? Il primo mattino ci sarà sempre ben per tempo. Al pomeriggio poi verrà brutto tempo. Pasqua. No, è bel tempo. È bel tempo. Ah, e Pasquetta? Brutto tempo. Bel tempo. Oh. E 25 aprile? Ah, 25 aprile ci sarà al mattino bel tempo, pomeriggio brutto tempo. No, non è bel tempo. Bel tempo. Sì. Ma mi faccio andare di qua allora. Scusi, e il primo maggio? Il primo maggio non lo so. Ah, non è... Primo maggio è bel tempo. Ah, lei lo sa il primo maggio? Sì. Ma scusi, ma lei è amica del meteorologo? Poco. Ma siete fidanzati? Sì, poco fidanzati. Poco fidanzati? No, non siamo fidanzati. Ah, devi tenere d'accordo. Ma allora che è qui? C'è qualcuno che va presso al meteorologo, vuole diventare meteorologa perché gli interessa... Cioè, io non ci capisco più. Insomma, qui non si è capito come al solito. Questo è quello che dice che faremo... Un weekend, due settimane di pioggia, per cui è inutile pensare ai prati. Lei dice che c'è il sole. In base a quello che succederà, decideremo chi sarà il meteorologo quando torneremo in onda il 4 maggio. Salutate i nostri spettatori in italiano, in russo, in tutte le lingue. Do svidaniya, paka, всем. Встречимся через год. Buon tempo a tutti. Buon tempo. Che miracolo che ha fatto, mamma tua. Lupicio, ti stressa. La scuola ti annoia? Nel tempo libero non sai cosa fare. Uè, Dolce Forno! Dolce Forno di Emilio Graziani, a Roma. In via Andrea Bregno, 22, a due passi dal Ponte della Musica sul Lungotevere. Sul Lungotevere. Benvenuti al Dolce Forno. Quello che mangi qui non si trova intorno. Cooperativa Sociale, 29 giugno. Promuovere i diritti di cittadinanza. Accrescere le capacità di tutti. Produrre innovazione. Lavoro uguale. Mercato e miglioramento della società. Migliorare l'ambiente. È bello lavorare, quindi a me mi piace lavorare. The reflection of silver of the lone wood streets.
Bene. Un altro pezzo dei nostri, non diciamo ancora il nome perché così almeno è un concorso che stiamo facendo. Volete dircelo con le telefonate se volete. Allora, siamo qui e introduciamo uno degli altri argomenti della serata, il servizio civile. Ma io direi, prima di cominciare il servizio civile, c'è un video d'epoca molto interessante che ci potrebbe aprire un po' meglio il discorso e dice tante cose che potrei evitare di dire io. C'è il video? Lo mandiamo? Mi chiamo Claudio Pedussi, ho 23 anni, dal 1970 fino ad oggi ho scontato 9 mesi di carcere militare per obiezione di coscienza. Ho svolto, prima che il Ministero decidesse legalmente di dare inizio al servizio civile, 18 mesi di mia spontanea volontà gratuitamente presso la Casa del Fanciullo di Bogliaco, un servizio volontario appunto. Ora, finalmente, dopo un anno e mezzo di attesa, posso incominciare il mio servizio civile qua alla comunità di Capodaco qui a Roma. In ogni caso io sono disponibile a questo lavoro, visto le esperienze che ho, quindi questo servizio civile verrà affrontato con impegno seriamente e profondamente. Mi chiamo Mario Lizza, ho 27 anni e mezzo e sono di Pescara. Sono un medico da circa 2 anni e nonostante la mia professione ho rifiutato di prestare il servizio militare perché ritengo che il medico, come il cuoco, come qualsiasi persona che lavora al servizio dell'esercito, collabora in un progetto di guerra. Così ho scelto di prestare servizio civile per 23 mesi presso la comunità di Capodarco. 4 giovani tra i tanti che sono stati anche in prigione a testimoniare la loro buona fede e volontà di servire il paese. Giovani che hanno raccolto il frutto di anni di sofferta lotta per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare. Oggi sono al lavoro per un servizio che durerà 8 mesi di più di quello militare, per aiutare bambini disadattati o vecchi senza assistenza, handicappati fisici e mentali, tutti coloro cioè che sono ai margini della società. Ma non si deve trattare di un'assistenza data dall'alto, concessa da superiore ad inferiore. Noi chiediamo agli obiettori che si inseriscono nella nostra comunità a parità con noi, insieme con invalidi e sani che fanno parte della comunità e partecipano con tutta la loro buona volontà alle nostre iniziative. Significa per noi poter concretizzare anche a livello di quartiere tutto il discorso sociale che finora per mancanza di energie non abbiamo potuto fare concretamente.
Noi vogliamo realizzare una nuova forma di assistenza, mettere in condizioni tutti gli handicappati di fare una vita normale, come tutti gli altri cittadini. E per questo è importante che il servizio civile degli obiettori serva proprio a mettere in condizione tutte le persone di svolgere le attività normali nella scuola, nel lavoro e di poter usufruire dei servizi sociali, restando nel proprio ambiente familiare e sociale. Io direi che gli obiettori che vengono qui non vanno in un ospedale, quindi l'impegno che hanno è molto più serio di quello dell'assistenza, perché portano avanti quello che abbiamo già portato avanti per 7 anni e vivranno in prospettiva, con fantasia, con tutto l'impegno che ci occorre per questo impegno difficile, insomma. Non so se per i tempi andati, perché magari per 5 anni è tutto il periodo. Sì, è vero, e rieccoci in studio. Rossano Salvatore, vicepresidente del CESC Project, coordinamento enti servizio civile. Abbiamo visto un video storico, il servizio civile italiano che comincia nella comunità di Capodarco. Abbiamo riconosciuto qualche personaggio. Noi in particolare ci siamo divertiti a mettere vicino all'immagine di Don Franco Monteriubianesi, che è stato qualche settimana fa qua, la sua immagine di quando appunto era seduto in questa poltrona, dopo tanti anni ancora sulla breccia. Così come anche molti di voi. Scusa se parlo con te, ti do del tu perché tu sei del servizio civile, gli altri gli diamo dell'ego, ma il professore accanto. Beh. Servizio civile, ma oggi questo servizio civile, la gente non ci ha capito più niente, ma il militare non è finito, ancora si fa il servizio civile, ma che è una spesa, ti tagliamo tutto, ancora stiamo a pensare, dobbiamo tagliare la difesa, poi ci sta, chi ci sta? Chi è qua? Aiuto, mi parlano quelli del video che stanno camminando. Ma chi sono? Noi. Non lo so che cosa sta succedendo, scusi, Ci mancherebbe. Ma che è? Serve aiuto? Senti, no, aspetta, senti un po'. Sì. Questo è carcere. È un macello. Scusate, qui stiamo facendo una trasmissione, vi state ammassando inutilmente. Chi siete? Non so cosa sta succedendo. Chi siete? Scusi, no, vabbè, se deve dire le cose le dica velocemente, dica un po' che cosa sta facendo. Lo dica la telecamera. Io faccio gli affari. Gli affari di chi? Gli affari sono business, questo è business. E questi chi sono, questa gente? Questa è la mia scorta. La scorta? Sì. Vabbè, che volete qua? Si accomodi là un attimo, stia buono, vediamo che si può fare. Quest'altri non capisco che stanno facendo. Questo è incarcerato. Vorrei andare a vedere dove stavate. Scusate. Nel frattempo ha trovato la poltrona occupata. Allora, mettetevi dietro a lui, perché il nostro Giuseppe Speranza, che non è stato nemmeno annunciato oggi, mi pare, vero Mascia? Sì, ma più tardi. Il pittore energetico stava sul trespolo solito, grande, mentre i carcerati Giuseppe se ne vanno. E adesso appena trova un posto si mette seduto. Qui è un posto un po' strano, sa? Non so, forse anche da voi abbiamo visto tante volte, anche in alcuni film, mi pare che proprio dal Giro Capodarco sia venuto pure quel film Piovono Mucche, in cui c'erano personaggi strani che facevano un po' i lavativi, perché questo servizio civile serviva sempre per imboscarsi, per non fare il militare, per non fare niente, altro che difesa della patria, che cittadinanza attiva, vero? Oppure valgono ancora queste parole? Vabbè, parli lei, guardi, ecco, il servizio civile nazionale, che cos'è oggi e che c'entra con quello che abbiamo visto? Allora, innanzitutto guardi alla telecamera lì. Le immagini che sono state trasmesse sono di esattamente 40 anni fa, dell'aprile del 74. E innanzitutto gli obiettori di coscienza, i primi 40 che iniziarono appunto la formazione comunità di Capodarco, molti di loro avevano fatto il carcere militare prima di iniziare il servizio civile, per cui che fosse perché una cosa di militare, perché non si poteva fare, perché l'obiezione di coscienza non era ancora riconosciuta come una legge. La legge 772 del 72 riconosce la possibilità di svolgere un servizio alternativo a quello militare al seguito dell'obiezione di coscienza. Quindi questa storia che abbiamo visto nel video è prima del 72. Questa no, è del 74. Quando 72 già è stato riconosciuto. La legge, il 74 iniziano fisicamente i primi obiettori e quando viene sospesa la leva, quindi stiamo parlando del 2005, sono in questo lasso di tempo, quindi dal 74 al 2005, più di 800.000 giovani ragazzi italiani hanno svolto servizio civile. 800.000? Sembrava una cosa più piccola. No, una quindi cosa... 800.000 ragazzi sono stati disertori? No, non sono stati disertori. Non hanno fatto hanno svolto militare, un servizio. Scusi, eh? No, hanno svolto un servizio in forma non armata. Vabbè, non sbragati violenta. Dentro gli uffici a fare le fotocopie oppure qualche minimo assistenza. Esattamente 20 anni dopo le immagini del video, io ad esempio ho svolto il mio servizio civile obiettore di coscienza nello stesso posto in via Lungro. E devo dire che già 20 anni dopo era comunque duretta, perché io l'ho svolto esattamente nel periodo in cui
è stato poi scritto il film Piovono Mucche, perché il regista Luca Vendruscolo è stato mio compagno di servizio. Ah, Piovono Mucche è nato veramente la comunità, e Luca Vendruscolo ha fatto il servizio civile. Luca Vendruscolo è quello che fa anche, per dire, la serie Boris. Su Sky, Boris, Boris, vero? Cioè così diventano poi quelli che fanno servizio civile, si mettono a fare Boris. Sì, diciamo che sono un po' più creativi rispetto a chi magari ha fatto servizio militare, perché mentre nel servizio militare, in organizzazione militare, è importante obbedire, diciamo, nel servizio civile si importante sta tutto il giorno. No, è importante essere creativi tirare fuori il bello. Io ti dico fai questo e tu fai tutto quello come ti pare a te poi. No, diciamo che io ti dico fai questo, ma anche tu, essendo una persona, dai il tuo contributo su come si può raggiungere l'obiettivo. Ma mi sembra un po' strano, ma i servizi funzionano con questi che fanno il servizio civile? Ma diciamo i servizi devono funzionare a prescindere dal servizio civile, perché il servizio civile è un'azione di supporto, non è sostitutiva, all'obbligo da parte dello Stato e della collettività di garantire i diritti a tutti quanti i cittadini. E quindi il servizio civile è sicuramente prezioso, ma bisogna stare attenti a che invece non si dia una risposta attraverso uno strumento che serve come supporto. Del resto, rivolgendosi a giovani che vanno dai 18 ai 28 anni, non si può presupporre una formazione professionale tale è necessaria per affrontare un certo tipo di attività, soprattutto. Attenzione, nel sociale. Una domanda per il raddoppio: servizio civile, difesa della patria, cittadinanza attiva, c'entrano qualcosa queste tre? Sono tre parole che sono collegate oppure sono avulse? C'entrano, perché io credo lo strumento principale per la difesa della patria, della collettività, di tutti i cittadini è la partecipazione democratica attiva da parte degli stessi cittadini. Non è possibile avere una difesa civile delegandola a qualcuno, tutti devono essere necessariamente coinvolti nella difesa civile. E la cosa interessante del servizio civile è che tutti possono fare un servizio civile, mentre per il servizio militare c'è bisogno di un'idoneità psicofisica, per il servizio civile c'è bisogno di un'idoneità al tipo di progetto di servizio civile, per cui gli enti di servizio civile pensano anche a dei progetti che siano includenti per persone magari che hanno disabilità, anche disabilità psichica, per persone che magari hanno commesso dei reati, che hanno delle difficoltà di qualsiasi natura. Tutti quanti possono farlo? Potrebbero farlo, perché purtroppo i finanziamenti lo limitano a solo 15.000. Gli stranieri, posizioni. Da quello che so. Adesso anche gli stranieri. Anche gli stranieri, quindi farle. I nostri che sono qui, i nostri matioschini bielorussi, se stanno ancora nell'età, perché ci vuole esatto, l'età. Loro potrebbero farlo. Fino a quanti anni si può fare? 28 anni. Non, 28 anni, 28 ancora qualcuno anni. C'è, perché stanno diventando. Sono stati anche molto importanti nell'esperienza degli ospedali psichiatrici che si sono. Perché l'hanno rinchiusi, perché davano un po' di matto e non volevano fare il militare. Eravamo a quel periodo, 74, eravamo proprio. Diciamo nel centro della. Quindi Basaglia trovò anche degli obiettori rinchiusi dentro gli ospedali psichiatrici e li liberò. No, non capisco. Sono stati delle persone che ci hanno anche affiancato, quindi, nell'apertura dei manicomi. Quindi il servizio civile, mi vuole dire anche lei, che comunque è un momento importante del movimento globale per la deistituzionalizzazione, per la partecipazione, per la cittadinanza attiva in qualche modo. E quindi la patria non è più solo la patria come confini, ma diventa la comunità nella sua inclusione sociale, culturale, lavorativa, ho capito bene? Capito bene, diciamo che la patria, più che i padri, sono i figli, cioè tutti quanti i cittadini, i figli della nostra collettività, che vanno difesi, soprattutto quelli che sono in condizione di marginalità e fragilità. Diciamo, per un obiettore di coscienza, per un ragazzo in servizio civile, la patria è questo, sono le persone che abbiamo a fianco. Quindi se nella nostra collettività ci sono persone che non di cittadinanza italiana, è giusto che debbano ricevere il nostro aiuto, il nostro sostegno, se in difficoltà, però è anche giusto che se invece hanno possibilità di mettersi a disposizione per dare loro stessi un aiuto, che abbiano la possibilità di farlo. Ecco, questa è una maniera di integrazione un molto minuto importante. Solo. CES Project, chi è, che cos'è e che cosa fa? Allora, il CES Project è un po' figlio di questa storia, perché tra i soci fondatori del nostro coordinamento, che nasce nel 2000, c'è proprio la comunità Capodarco di Roma. È un coordinamento di 60 enti presenti in 12 regioni d'Italia e in 7 paesi esteri. Ah, anche all'estero? Anche all'estero, in Africa, in Congo, Ghana, Nigeria, Tanzania e Camerun, e in Sud America, in Brasile e Argentina. E una cosa curiosa è che proprio questa mattina hanno varcato quel cancello
8 ragazze che andranno a svolgere il loro servizio, il cancello del video, insomma, sì, come sì, metaforica della comunità di Capodarco, ancora esiste, ancora c'è lo stesso cancello, tra l'altro, l'hanno varcato perché stanno completando la loro formazione prima di andare a svolgere servizio civile nelle periferie di Rio de Janeiro a Progetto Luar, che pure questa trasmissione ospitò nella prima, la prima puntata, e quindi diciamo una storia che continua in forme diverse, perché sono 8 ragazze, mentre l'obiezione di coscienza era esclusivamente rivolta ai ragazzi, invece adesso il servizio civile per i 2/3 viene svolto da delle ragazze. Questa per ora ha risposto benino. Un applauso al servizio civile, a Rossano Salvatore, grazie, che ci ha fatto un po' di chiarezza.